Ecco, ci siamo, buonasera. Allora, Guido è noto a tutti voi per le molte volte che è qui da questo pulpito a raccontarvi come spesso fa lui, di scelte che fra l'altro sono perfettamente congrue a proprio l'opera di oggi, cioè nella sua grande curiosità e così in profondità di analisi sull'opera eccetera, questa credo che l'opera rientra nelle tue catene di interesse reciproco. Ci voleva, perché quest'opera tutti la conoscono, non fosse altro perché da ragazzini, ancora prima forse delle elementari, abbiamo letto di Francesca da Rimini i 4 versi della Divina Commedia. Sarebbe stato interessante, questo l'ho già detto quando abbiamo dato il video, mi pare logico ripeterlo, sarebbe stato utile forse proporre anche l'opera di Rachmaninov, che isola praticamente, molto più di quello che fanno i librettisti, ricordi fra l'altro, è complice D'Annunzio o viceversa per la Francesca da Rimini di Zandonai, che si limita a citare sostanzialmente i versi di Dante e fa un'opera di un'ora e qualche cosa. Bene, vabbè, arriviamo a Zandonai. Rientra nel progetto, come sapete, della Scaligero di dare continuità alla rappresentazione e alle riprese delle opere italiane degli anni del Novecento sostanzialmente, e Zandonai rientra ovviamente fra questi musicisti, in modo particolare forse proprio per Francesca da Rimini. Bene, credo, ne parlavamo prima, ma è opinione generale, che questa volta con un'opera sicuramente non facile da concertare, da mettere in scena, abbiano dato l'incarico a un direttore scrupoloso, serio, quasi da elogiare per qualsiasi gesto compie dal modo in cui dirige, perché è Luis, che fra l'altro ha fatto il concerto l'altro giorno che era, se non propedeutico a questo, però aveva nel Pelléas et Mélisande di Schoenberg, che non è molto lontano come tempo di composizione. Siamo nel decadentismo. È proprio una logica, insomma, era molto opportuna come proposta, fra l'altro da un punto di vista esecutivo è stata un'esecuzione notevolissima, quindi tutto lascia pensare che questa esecuzione sia buona. Dalle poche informazioni che ho relativamente all'esito dalla prova generale, pare che sia stata un esito buono. Una volta la prova generale era sempre molto applaudita perché la gente ci andava gratis, ci va ancora oggi a gratis, quindi mancherebbe altro. Adesso arrivano anche a contestare alle volte qualche cosa, qualche dettaglio, e non solo, anche la prova generale. Invece l'esito è stato molto positivo e domani c'è la prima esecuzione, dopodiché c'è. Bene, credo che andiamo, vabbè, abbiamo dato un video di questa dell'opera, è piaciuta più o meno, comunque interessa sicuramente. Guido, a te, ti decolla, se riesci, si decolli e raccontaci in questo periodo in cui i rimandi intellettuali, culturali, eccetera, possono essere moltissimi, anche per qualche confronto e verifica da fare con le partiture, che in un momento meraviglioso peraltro che ha generato capolavori notevoli, insomma, per cui c'è anche questa opera di Zandonai. Prego. Beh, grazie. Francesca da Rimini, quindi l'apice del decadentismo musicale italiano, e diciamo proprio che il titolo è perfetto, perché la prima della Francesca da Rimini Zandonai arrivò in un periodo storico cruciale, la fine, possiamo proprio dire, della Belle Époque, quel periodo durato quasi 44 anni dalla fine della guerra franco-prussiana del 1870-71 fino all'inizio della prima guerra mondiale nel luglio del 1914, e la Francesca da Rimini infatti venne eseguita per la prima volta il 19 febbraio del 14. Cercherò durante questa conferenza di inserire proprio la Francesca da Rimini nell'arco del decadentismo musicale italiano, che dalla fine dell'Ottocento fino al 1918 circa ha prodotto veramente tantissime opere teatrali, alcune grandi capolavori, altre un po' meno, altre invece opere completamente dimenticate oggi, ma che testimoniano comunque la vivacità e soprattutto l'estremo interesse che i musicisti italiani hanno continuato ad avere per il teatro musicale, il cosiddetto melodramma. Comunque, in un periodo anche in cui le fonti straniere, quindi le opere tedesche, le opere francesi, facevano una grande concorrenza già al teatro musicale italiano. Prima però di arrivare a questo punto, volevo semplicemente illustrare come si è arrivati a questa Francesca da Rimini di Zandonai attraverso una breve storia delle opere che hanno avuto lo stesso argomento ma che hanno preceduto appunto questa di Zandonai. Come sapete, il testo base è stato offerto dalla Commedia, diventata poi Divina Commedia, di Dante a partire dal 1300. Dante ce lo presenta questo testo nel canto quinto dell'Inferno, esattamente nei versi dal 73 al 142, e incontra i due personaggi Paolo e Francesca nel girone in cui, o nel cerchio in cui praticamente ci sono i lussuriosi, coloro che in vita si sono lasciati travolgere da un'estrema passione materiale, carnale, e che non hanno saputo quindi con l'intelletto frenare questi istinti e hanno commesso quindi o dei delitti o sono stati vittime di, appunto, a loro volta di assassini. Ebbene, Paolo e Francesca quindi sono in una compagnia numerosa di altri protagonisti del passato che Dante, a suo parere, naturalmente, ha voluto inserire. E tra questi abbiamo la regina Semiramide, abbiamo Elena di Troia, abbiamo Paride, abbiamo Achille, insomma ci sono tanti personaggi che in qualche modo hanno combinato dei misfatti in cui l'amore era il punto di riferimento principale. Per quanto riguarda però la scena di Paolo e Francesca, colui che in realtà dallo spunto dantesco è riuscito poi a creare un vero e proprio racconto e quindi a fornire una base più nutrita per tessere un argomento più vasto, è stato colui che ha commentato abilmente la Divina Commedia durante il 300, e questo signore è niente meno che Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, lo ricordo, quando morì Dante aveva solo 8 anni, perché Dante morì nel 1321, mentre invece Boccaccio era nato nel 1313. Ad ogni modo, Boccaccio, verso il 1373, scrisse le esposizioni sopra la Commedia di Dante, e prese appunto questo tragico episodio e lo arricchì di altri particolari, quasi fosse diventato un'altra novella del Decameron. In effetti, a leggerlo sembra proprio di assistere a un altro racconto che potrebbe essere inserito nel celebre Decamerone. Quindi Boccaccio ha dato la possibilità ulteriore di interessarsi a questo argomento dantesco. Poi naturalmente ci furono secoli di silenzio, ma ecco che con l'illuminismo, verso la fine dell'illuminismo e gli inizi dell'Ottocento, con quel periodo particolare di passaggio tra la fine del classicismo e l'inizio del romanticismo, ecco che si desta di nuovo l'interesse per la Francesca da Rimini. La Francesca da Rimini però chi era? Era una persona completamente inventata oppure è esistita? No, è esistita veramente, questo possiamo accertarlo. Era figlia di Guido da Polenta, un signore che aveva fatto un patto con i Malatesta di Rimini, e Francesca era stata un po' la vittima prescelta per questo matrimonio, per poter sistemare un po' gli attriti che c'erano tra le due famiglie. Francesca venne poi sposata con l'inganno, come sapete, per procura. Era stato mandato avanti il fratello di colui che avrebbe dovuto sposare, quindi Paolo il Bello, andò per procura, no, dai signori Polenta, appunto, e Francesca venne ingannata perché pensava che fosse lui il suo vero marito e non invece, purtroppo, Giovanni, detto Gianciotto, che era un essere non solo brutto, ma era anche di un carattere impossibile. Quindi questo matrimonio venne fatto e da lì iniziarono i guai per Francesca. Ora, la situazione poi che precipitò e, come sapete, si arrivò al delitto, duplice delitto, commesso intorno al 1285, Qui le fonti sono un po' diverse, c'è chi dice a Rimini o qualcun altro nel castello di Gradara, che comunque apparteneva sempre alla stessa famiglia del Malatesta. Ebbene, come potete notare, quindi, il periodo storico era estremamente vicino proprio alla vita di Dante, perché nel 1285 Dante aveva 20 anni. Non solo, ma si dice anche che Dante fece in tempo a conoscere Paolo, si dice, e lo dice anche D'Annunzio nella sua tragedia, ma non abbiamo comunque dei testi che possano accertare questo. Quello che invece è sicuro è che nell'ultimo tempo del suo esilio a Ravenna, Dante conobbe una pronipote di Polenta, Guido Novello da Poeta, di cui fu ospite per alcuni anni, e quindi poté anche da lui risentire la storia che confermò nell'inferno che aveva compiuto alcuni anni prima. Allora, ritorniamo nel periodo che ho detto, verso la fine del Settecento c'è questo nuovo movimento che si interessa soprattutto a rivalutare quel secolo che veniva considerato poco tempo prima il secolo buio, cioè il Medioevo, il secolo delle barbarie, e invece con il nuovo romanticismo nascente il Medioevo improvvisamente divenne l'argomento preferito per tutti i romanzi e tutte le storie possibili da divulgare. Anche l'italiano Silvio Pellico, l'autore del famosissimo Delle mie prigioni, ricordo Silvio Pellico era nato l'anno della Rivoluzione francese nel 1789, giovanissimo, all'età di 24-25 anni, compose il dramma Francesca da Rimini, tra l'estate del 1813 e l'estate del 14. Poi venne rappresentata la sua tragedia nel 15 e pubblicato il tutto 3 anni dopo, nel 18, lo stesso anno in cui uscì per la prima volta il giornale politico Il Conciliatore. E qui poi iniziò la sua attività politica, che sappiamo bene come andò a finire, purtroppo, con la repressione dei moti del 1820-21. Ebbene, nella tragedia di Pellico troviamo già alcuni particolari diversi. E la prima cosa che spunta subito all'occhio è che nel raccontare la vicenda, Pellico non dice mai che Gianciotto, cioè il marito cosiddetto storpio, fosse brutto, non se ne fa cenno assolutamente. Invece si parte con l'idea, si fa credere a Francesca che Paolo sia un essere spregevole lui, ma non per il motivo fisico, per il carattere. Quindi Paola, affinché non lo ha presente, non lo vede proprio davanti a sé, pensa che questo Paolo sia veramente un essere da condannare. Ma, come succede spesso, poi un incontro è sufficiente per farle cambiare idea. E un secondo incontro invece conferma che sia addirittura innamorata di questo Paolo. Ecco, poi però naturalmente avviene il matrimonio per procura, c'è anche nella tragedia di Pellico, e quindi ecco che Francesca si sposa che è già innamorata di Paolo. E poi la tragedia prosegue con l'andazzo che noi conosciamo, e quindi con l'uccisione da parte, qui si chiama Lanciotto e non Gianciotto, il cattivo. Il cattivo, durante varie riprese poi di questo dramma, avrà delle piccole differenze con il suo nome, qui si chiama Lanciotto. Bene, quindi abbiamo detto che la tragedia di Pellico quindi è stata rappresentata nel 15. Una dozzina d'anni dopo c'è un musicista che si interessa già a questo argomento ed è Saverio Mercadante. Mercadante era un coetaneo di Rossini, infatti Rossini era del 1792, lui invece era nato nel 1795. Mercadante è stato un autore molto prolifico di opere, veramente, però non ha avuto naturalmente il genio di Rossini. Ebbene, lui compose questa Francesca da Rimini prima del 1830 e si doveva rappresentare al Teatro Reale di Madrid. Però poi è successo una bega fra cantanti, cioè c'è stata in particolare una diva che si è rifiutata di cantare in certe condizioni e l'opera è saltata. Mercadante sperava allora l'anno successivo di darla anche in Italia e la sfortuna lo ha rincorso anche qui perché ha trovato un'altra cantante che ha fatto i capricci l'altra volta. Dopodiché lui è passato ad altri progetti. L'opera non venne mai più eseguita durante la sua vita e invece è stata rispolverata proprio da Fabio Luisi e nel 2016 lui l'ha registrata, anche è uscito un bellissimo DVD con il Festival della Valle d'Itria. Ecco, un festival che in Italia è praticamente tra i primi, tra i più importanti per quanto riguarda la valorizzazione delle opere rare o comunque veramente poco conosciute. Cosa succede? Che la Francesca da Rimini prosegue poi la sua storia nella seconda parte dell'Ottocento e qui entriamo già nel cosiddetto periodo tardo romantico. Il grande compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, dopo aver composto quel capolavoro che è la fantasia Romeo e Giulietta, decise anche di affrontare questo argomento. E io mi ero chiesto, ma come mai non ne ha fatto un'opera? E ho scoperto che invece lui aveva intenzione di realizzare un'opera sulla Francesca, tant'è vero che anche il critico musicale Henri Laroche, col quale era in contatto, gli aveva suggerito anche un librettista russo, il quale poteva benissimo mettersi ai servizi di Tchaikovsky per fare quest'opera. Allora ha avuto un colloquio con questo Fanzief, esattamente, Konstantin Fanzief, e Tchaikovsky è rimasto subito turbato da una cosa. La proposta era quella di creare un poema sullo stile wagneriano. Eh no, perché Tchaikovsky, no, tra i suoi gusti musicali non gli piaceva Wagner. E ha avuto la conferma nell'anno in cui stava per decidere cosa farne di questo progetto, quando nel 1876 da Parigi prese il treno e andò fino a Bayreuth ad assistere alla prima della tetralogia. Tchaikovsky andò e ritornò completamente convinto che Wagner non gli piaceva. Quindi abbandonò l'idea di un progetto di un'opera wagneriana e allora il fratello, che era sempre molto attento nel guidare Pyotr Ilyich, il fratello si chiamava Modest, gli disse: no, senti, è meglio che fai un poema sinfonico. E così nacque la fantasia sinfonica Francesca da Rimini, opera 32, che venne conclusa nel 1877 ed è un lavoro veramente straordinario dal punto di vista soprattutto dell'adesione al testo dantesco con la musica, cioè è proprio una raffigurazione dell'inferno, della bufera, della tormenta costante, e anche l'episodio lirico non è così lirico nel senso proprio tranquillo, si sente che è trattenuto questo perché è un amore sofferto. Il ricordo, come ha detto già Dante, il ricordo di Francesca dei momenti belli è terribile se fatto in un momento di dolore, e quindi ricordare i tempi passati belli all'inferno è la cosa più brutta che può capitare, e questo è il concetto di fondo. Dopo il poema sinfonico di Tchaikovsky, il periodo tardo-romantico ha offerto un'altra opera lirica, e questa volta arriva da un francese che con il Grand Opéra era di casa. È il grande Ambroise Thomas, il quale era vissuto praticamente nel periodo parallelo a Verdi, infatti era nato nel 1811, morirà poi a 85 anni nel 96. Ebbene, questo Thomas che aveva scritto l'Amleto nel 1868, una delle sue opere più famose, grande opera, sempre in 5 atti naturalmente. Sui due librettisti tipici, Jules Barbier e Michel Carré, era una coppia come Ilich e Giacosa, i nostri italiani, l'equivalente francese erano Barbier e Carré, che lavoravano insieme. Ebbene, Thomas ci presenta questa Francesca da Rimini, e venne rappresentata esattamente il 14 aprile del 1882, 136 anni fa. L'opera ebbe un successo di stima, ma ahimè poi cade presto nel dimenticatoio. Perché questo? Perché manca di una vera drammaticità e i personaggi non sono psicologicamente così ben delineati. Ci sono dei momenti lirici, sì, interessanti, però voi capite che sulla Francesca da Rimini non si può sorvolare in modo leggero. Non solo, ma Thomas commise, secondo me, un errore, cioè quello di stravolgere il finale. Dopo aver raccontato la sua storia, Francesca chiede anche intercessione perché è pentita di tutto ciò, e alla fine, ecco che proprio all'ultimo atto appare Beatrice, si ode un coro celeste e quindi la luce, il perdono divino viene accordato ai due amanti. Quindi c'è questo voler modificare, dire no, poverina, si è pentita, perché lasciarla all'inferno? Se Dante avrebbe detto, ma stiamo scherzando, cioè come è possibile, neanche fosse stato in purgatorio la vita. Ma i romantici, tardo-romantici, possono fare queste cose, possono perdonare, perché quando una persona ha confessato questo amore così veramente struggente, e quindi quest'idea di salvare Francesca poi si diffuse. Ed ecco che nel 1890 troviamo il primo americano statunitense, Arthur Foote, appartenente al cosiddetto gruppo di Boston, che qui da noi non si conosce assolutamente. Vi ricordo che non fu Antonin Dvorak il primo autore della sinfonia americana, con la famosa Sinfonia del Nuovo Mondo, è una storia, è cosiddetta una bufala, che gli stessi americani montarono, perché chiaramente facevano tanta pubblicità a chi veniva dall'Europa, ma in casa loro non si accorgevano che avevano già dei compositori che stavano lavorando per l'indipendenza musicale della propria nazione. Ebbene, questo Arthur Foote scrisse un poema sinfonico di quasi 15 minuti, c'è una registrazione di questo brano, Francesca da Rimini, in cui dopo il tormento appunto, dei temi in do minore, eccetera, si arriva a una fase serena, distensiva, per cui Francesca viene perdonata. E dopo 2 anni soltanto è la volta di un compositore belga, Paul Gilson, nato nel 1865 e morto nel 1942, che a 27 anni addirittura scriveva un oratorio su Francesca da Rimini. Ebbene, anche qui, dopo aver confessato a Dante tutta la storia, eccetera, la propria contrizione, alla fine cosa succede? Che l'arcangelo Gabriele fa da intercessore al Divino Padre, ed ecco che un coro angelico allontanerà per sempre Francesca dall'oscuro Minosse, che il quale, se vi ricordate, aveva il compito di scegliere la destinazione dei dannati. Era lui che diceva, tu che peccati hai avuto? Ah sì, va bene, allora cerchio numero 2, cerchio 3, cerchio 4. E smistava i dannati, perché davanti a lui gli stessi dannati confessavano le colpe, non riuscivano a... dicevano sempre la verità. Ebbene, qui abbiamo una forzatura ulteriore per cui Francesca viene spostata, viene liberata dalle grifie di questo Minosse. Abbiamo poi un'altra testimonianza alla fine del secolo, del 1899, di un altro poema sinfonico, questa volta di uno svizzero francese, Pierre Maurice, sconosciutissimo, anche lui morto nel 1936, a 68 anni, un altro poema sinfonico, la durata 14 minuti, ed ecco che nel nuovo secolo, nel XX secolo, arriviamo alla citata Francesca da Rimini di Sergei Rachmaninov, librettista, il fratello di Pyotr Ilyich Modest Tchaikovsky, esatto. E questa volta Rachmaninov gli ha chiesto: guarda che io voglio un libretto che sia aderente alla storia dantesca. Ecco. Poi Rachmaninov, non so se lo conoscete, ma comunque, anche se ha scritto melodie bellissime, era di temperamento pessimista, quindi era un pessimista nato, lo rimase per tutta la vita. Quindi la Francesca da Rimini di Rachmaninov è un'opera veramente piuttosto buia, piuttosto cupa. Cori infernali, e la musica si esprime con cromatismi notevoli. Soltanto nella parte centrale c'è un bel duetto d'amore tra i due protagonisti, quando sono i due protagonisti soli nella stanza del castello, e Paolo racconta la storia di Ser Lancillotto e della regina Ginevra. Una storia che è simile ai sentimenti che provano loro due in quel momento. Ecco. Poi naturalmente arriva il cattivo, che qui si chiama Lanceotto, altra piccola differenza, ma è sempre lui. E nell'epilogo ecco che Paolo e Francesca rientrano in un vortice nel secondo cerchio, e ancora una volta Dante pronuncia quella frase, no? Non c'è nessuna tristezza maggiore al mondo che ricordare un momento di gioia in un momento di dolore. E così l'opera di Rachmaninov termina a volte in questo, si spegne nel modo più cupo. Nel 1907, 2 anni dopo, vedete come sono strette adesso le date, ci fu la prima a Bologna di Paolo e Francesca, opera in un atto di Luigi Mancinelli. Chi era Luigi Mancinelli? All'epoca era soprattutto un grande direttore d'orchestra, nato nel 1848 e morì poi nel 1921. Mancinelli era praticamente colui che anticipò la fama di Toscanini all'estero, ossia fu il primo importante direttore d'orchestra conosciuto all'estero, anche negli Stati Uniti d'America. Si diede alla composizione, ma ahimè Mancinelli, purtroppo lui fu come un agnello tra i leoni, perché decise di entrare nel vivo della composizione proprio agli inizi del verismo. Lui era un tranquillo romantico, e per cui non era capace veramente di esplodere con quei sentimenti così forti, contrastanti, che in quel famoso decennio 1889-1900 furono proprio il sangue vitale del verismo. Lui continuò con questo suo romanticismo ormai datato, e quindi le sue opere 4 non ebbero mai successo. C'è stato un revival di quest'opera, ci sono anche 2 incisioni discografiche. Ecco, arriviamo poi sempre più vicini al nostro periodo, ma prima di arrivare a Zandonai, ecco un ultimo tentativo, questa volta molto ben riuscito, di un compositore danese di origine tedesca, Paul von Klenau, nato nel 1883, lo stesso anno di Zandonai, e morto nel 1946. Ebbene, Paul von Klenau nel 1913 scrisse un bellissimo poema sinfonico, Paolo e Francesca, di quasi 22 minuti di durata, e si attiene all'origine dantesca dell'episodio. L'orchestrazione oscilla tra un Richard Strauss e anche l'altro amico di Strauss, Max von Schillings. I due compositori, Schillings voi non lo conoscete praticamente, ma all'epoca Schillings in Germania era uno dei più importanti, non solo compositori ma anche direttori d'orchestra, quindi collaborava spesso con Strauss. C'era questo rapporto per cui Strauss eseguiva opere di Schillings e viceversa. Questo rapporto di collaborazione durò molti anni. Ecco. Bene, e adesso arriviamo a colui che diede lo spunto per l'opera di Zandonai. Nell'estate 1901 Gabriele D'Annunzio, che già era diventato il più eccentrico e scandaloso letterato italiano dell'epoca, ricordo D'Annunzio nato nel 1863, quindi era della stessa età di Pietro Mascagni, scrisse il suo dramma, la sua tragedia, Francesca da Rimini. I critici conservatori subito vennero storditi, a parte la lunghezza enorme, 5 atti, quasi 5 ore e mezzo di rappresentazione, furono storditi dalla quantità di materiale che era stato inserito nella tragedia di D'Annunzio rispetto alla semplicità della precedente vecchia tragedia di Silvio Pellico. Per cui alcuni non gradirono tutta questa opulenza. Invece i più moderni naturalmente videro questo un segno dei tempi nuovi di rinnovamento e furono entusiasmi nell'accogliere questa veramente straordinaria serie di novità che coinvolsero soprattutto quello che era la base del periodo decadentistico, e cioè nella tragedia di D'Annunzio c'era innanzitutto una componente che a quell'epoca stava prendendo sempre più piede, che era l'erotismo. Poi c'era il simbolismo, che era stato preso naturalmente dai francesi a partire dal 1870 in poi. Poi c'era anche quell'aspetto, possiamo dire, dell'art nouveau, del decorativismo, il gusto della descrizione di ambienti particolari con possiamo dire, una nomenclatura di parole che oggi a noi ci fanno un po' sorridere queste cose, ma che era una specie di nuovo barocco praticamente, cioè tanti nuovi orpelli non solo visivi ma anche nelle parole. Tutto questo creava uno stordimento generale e, considerando poi che a questo D'Annunzio inseriva naturalmente uno dei suoi aspetti più negativi ma più vitali, che è stato l'aspetto del barbarismo, è chiaro che questa tragedia divenne subito un elemento di scala. Quindi estetismo, decorativismo, simbolismo, barbarismo, erotismo e naturalmente psicologismo, cioè capacità perfetta di descrivere pienamente tutti i personaggi, ognuno con le sue caratteristiche, e che non sono semplicemente dei momenti, non sono dei personaggi che passano così alla leggera, se non proprio quelli che servono solo per descrivere i soldati, eccetera. Allora, questa tragedia venne rappresentata il 9 dicembre del 1901 al Teatro Costanzi di Roma e costò una cifra spaventosa per l'epoca, 400.000 lire, che possono equivalere praticamente a quasi 1 milione di euro, una cosa spaventosa. Ora, D'Annunzio, naturalmente, per D'Annunzio fu anche un grande fattore economico,